Nella puntata di oggi di Top GTA non andremo a parlare di macchine, ma bensì di città. Infatti viaggeremo di città in città alla scoperta di nuovi posti dove possiamo iniziare una nuova vita all'insegna dell'onestà. Per cui mettetevi comodi che si parte! La nostra prima città che visiteremo è Nercy City, più precisamente la contea di Paleto. Del mio viaggio ne avevo già parlato col sindaco tramite mail, chi di tutta risposta ne fu veramente contento e ben felice nell'accompagnarci per tutto il nostro tour alla scoperta della città. Quindi bando alle ciance e andiamo a vedere com'è Nercy City. È troppo comodo il sindaco. Ad accogliermi al mio arrivo, oltre al sindaco Neil Valor, troviamo lo sceriffo Grace McKenzie e il medico primario Josephine Wilson. Buonasera, io sono il Allora, sindaco buonasera. Neil Valor. Buonasera. Lei è il primario Josephine Wilson. Wilson. Piacere. E lei Grace McKenzie. Molto lieta, sceriffo. Dopo un paio di saluti convenevoli, il nostro tour inizia con il sindaco che ci mostra il municipio con i suoi vari uffici. Va bene, se Va vuole, bene. le faccio fare un tour del municipio. Certo, ben volentieri, prego. Faccia strada Sì. che la seguo. No, tu venga, venga. In pratica, questo è il municipio. Sono vari uffici dove, per esempio, qui possono fare le patenti. Qua dentro invece c'è la redazione, le news. Chi fa parte del municipio può anche pubblicare delle news che vengono lette sul cellulare. Da dire che attualmente Neil è l'unico impiegato della struttura ed è anche colui che riceve inizialmente i nuovi cittadini. Come ci spiega la domanda, cosa dovrebbe fare un nuovo cittadino? Di solito trovo a me davanti, quindi l'accolgo gli spiego più o meno come dove lo posso indirizzare con dei lavori. Se vuole gli faccio fare una patente, l'accompagno in concessionario, così almeno diventa autonomo e può farsi tranquillamente un giro della città. Un conto è avere una persona dietro le spalle, che comunque ti inibisce in alcune cose. Nel conoscere la città, un conto è farlo da solo, che sei libero di andare dove vuoi, un conto è avere qualcuno accanto che comunque ti mette in soggezione. Quindi cerco di dare libertà alla gente, di sbrigarsi subito, vi spiego come fare i lavori e poi andranno liberamente a prendere un'auto e fare il giro dove vogliono loro. Tanto glielo dico, se hanno bisogno possono comunque sempre tornare qui, mi trovano qui. E attualmente quante persone conta la contea? Oddio, allora ci sono attualmente saremo una ventina, credo. Sì, in questo momento saremo una Sì. ventina. 20 persone, penso 4-5 mucche giù a sedio. Contano? Allora dobbiamo contare pure i gallini, sindaco. No, le galline no, mi sono antipatico. Ah. Quindi è una contea comunque abbastanza fresca, cioè nel senso la popolazione sta ancora crescendo. Sì, se qualcuno vuole venire, beh, accetto, per carità. Diciamo che siamo una contea molto familiare. Ci conosciamo tutti, andiamo d'accordo. Dopo il municipio, il sindaco, lo sceriffo e il primario mi accompagnano a visitare le altre parti importanti della contea, che sono l'ospedale e lo sceriffato. Nonostante vivano in una zona relativamente piccola e remota, entrambe le strutture sono ben equipaggiate ed efficienti, in modo che qualunque cosa succeda sono pronte a intervenire. Nonostante il buon numero di operatori, le nuove reclute con o senza esperienza sono sempre il benvenuto. L'area di ospitalità della contea si è sentita molto durante il tour, in quanto cortesia e gentilezza erano sempre presenti durante la visita guidata. Oltre ad una perfetta professionalità nel rispondere alle mie varie domande riguardanti al loro lavoro. La scelta dei lavori comunque non si ferma solo a questi due, come mi ha spiegato il sindaco. Allora, in questa città ci sono diversi lavori. Ci sono lavori che richiedono comunque un'assunzione e un minimo di esperienza, che sono quelli, di solito sono questi nel saloon, l'ospedale, la polizia, il meccanico, il concessionario, richiedono comunque un'assunzione, un colloquio di lavoro. La gente viene al municipio, fa il bando e verrà richiamato sicuramente da me.
se l'azienda non è stata comprata, o dal proprietario dell'azienda per l'assunzione. Oppure ci sono dei lavori che comunque può fare chiunque, che sono il contadino, il sub, il minatore, comunque non danno soldi, ma ci danno dei materiali che vanno venduti, consegnati all'import, che giornalmente richiede e poi aumenta o diminuisce i prezzi in base alla richiesta dei materiali. Dopo la visita alle due strutture ci prendiamo una pausa di ristoro, dove mi fanno conoscere il salon principale della contea. Qui le persone possono rifocillarsi o svagarsi un po' con il biliardo o un semplice pokerino. Nel caso questi giochi non mi suscitano interesse, Nerd City ha comunque un'alternativa di svago, ovvero la sala giochi Arcadia, nella quale possiamo trovare vari cabinati videoludici e un menu differente tipo frullati o sushi. Sei tu che hai parlato di infestazione all'import? Certo. Vedi? Le indagini funzionano. Certo che ci sono infestazioni all'import. Ma è ovvio. Non è vero, sei un mentirosa. Assolutamente sì, sono infestazioni all'import. Dopo qualche interruzione comica dove ci scappa qualche risata, riprendiamo il nostro viaggio, direzione l'import, il fulcro vitale della città. Il suo funzionamento ce lo spiega la signorina Rosemary, una persona assai peculiare dal mio punto di vista. Signora? Ah, la sento da lontano. Eccola. Qua dentro. Ah, no, diga. Vai tranquilla, ti volevo presentare. Non ho detto io che ero un prostituto, è stata Beatrice. No, tranquilla, già ho ristabilito l'ordine, ho minacciato querele a destra e manca. Okay. Le volevo presentare il signor Lag. Piacere, piacere. No, io non laggo, giuro. No, ma sta facendo Non ho il ritardo della mente nel pensiero. Almeno no. Parlo ogni tanto con gli alieni, ma quello ci potrebbe stare un po' di lag, perché fra un universo e l'altro... Potrei avere ogni tanto un po' di... Però, piacere. È piacere mio. Sono Rosemary Woodhouse, lavoro all'import, lavoro qui da diversi mesi. Sono una brava persona e... Diversi anni, mi ha detto l'alieno. Mi scusi, mi sono confusa. Capisco. Mi parli un po' dell'import, per favore. Allora... Aspetti, mi devo concentrare un attimo perché ho le idee confuse. Allora, la gente, quella che ha voglia di lavorare, no? Quella paesana, quella che ha le mani sporche di terreno, lavora fuori città, no, dentro la città, prende i materiali che raccoglie, tipo le fragole, che in questo momento non ci sono, le dobbiamo importare, forse domani, però ci sono i kiwi. Allora, prende i kiwi, li porta qui all'import perché l'azienda, per esempio, dell'arcade fa dei frullati buonissimi al gusto di kiwi e mela. Allora, li importa, acquista questo materiale, lo lavora e lo manda all'azienda che ha richiesto il materiale. Quindi, e per rivenderlo poi al cittadino che se magna il frullato mango e kiwi. No, mela e kiwi. Com'è il frullato, signorina? È buonissimo. Buono. Il frullato, l'ho provato ieri sera. Sa anche rilassare tanti nervi, perché sa come uno lavora, si stressa un pochettino tutto sto lavoro. Allora se va più a un frullatino all'arcade, dove ci stanno anche i videogiochi, io non sono capace a giocare ai videogiochi perché devo premere troppi tasti contemporaneamente, non ci riesco, non ho i riflessi. Però diciamo che non mi ricordo più. Come si è visto, molto particolare. Comunque, come proseguimento del nostro giro, abbiamo visitato due posti connessi fra loro. Il primo è l'officina del meccanico, dove troveremo addetti ai lavori molto competenti che ci aiuteranno a riparare o potenziare i nostri veicoli. È il nostro banchetto dove assembliamo i motori, tutte le trasmissioni da gara, tutte le robe, quelle fiche, diciamo, no? Le assembliamo qua. Ecco, questo qua è un esempio, vede, guarda che robetta. Non mi intendo di motore, ma penso che sia una bella potenza. Abbiamo 4 cilindri in linea. Tanta roba. Questo qua. Accoglio. Diciamo con questo qua Aricanti 02. Invece qui abbiamo la nostra. Buonasera. Il secondo luogo invece è la concessionaria, dove potremo appunto acquistare i veicoli con cui ci muoveremo per la città. Voglia. Sì, quelle non mancano. Quelle okay. Non mancano mai. Questo qui dentro è il concessionario, l'ufficio del concessionario in pratica. E queste sono tutte auto in esposizione. Chiunque può venire qua e dargli un'occhiata o scegliersene. Tipo io per esempio voglio cambiare una moto, voglio comprare una moto. La possibilità.
Prego, segua pure il sindaco. Ho la possibilità di venire qui e guardare sia il prezzo e scegliere anche la moto. Non mi piace questa, ma voglio comprare, che ne so, questa. La cambio e invece del prezzo. Una volta che ho scelto, chiamo il concessionario che è per la linea bella. Così funziona per ogni veicolo in disposizione. C'è anche da dire che se si chiede al concessionario un consiglio sono molto preparati. Sì, ovviamente sì. Possono aiutare sul prezzo, su che tipo di auto può essere adatto a te. Capisco. Quindi sicuramente una persona che è appena arrivata in città, una volta che io l'accompagno qua, infatti quando trovo il concessionario lo lascio al concessionario, perché ha abbastanza esperienza da consigliare che auto può essere utile alle persone. Possono avere un'auto, possono avere un furgone per iniziare a lavorare, ma sta a piacere loro. Capisco. Inoltre, mi riferisco che molte costruzioni e arredi presenti nella città sono frutto di uno studio di progettazione composto da un architetto e un interior design. Sì, c'è l'interno che è stato personalizzato dal nostro architetto e dal nostro interior design. Dulcis in fundo, andiamo a parlare di armi. Per il conseguimento di un porto d'armi ce lo spiego lo sceriffo. Il porto d'armi, allora, bisogna andare prima a trovare il primario dell'ospedale con il suo psicologo, fare una visita psichiatrica e poi si può richiedere un porto d'armi lavorativo, sportivo oppure completo. Da qui evinciamo come la contea sia un posto tranquillo e per ulteriore prova di sicurezza facciamo due domande all'armeria della zona. C'è molta richiesta delle armi oppure... qualcosa abbiamo venduto, sì, però non una richiesta estremamente... Salve? Direi una buona media. Lei ha un qualche difficoltà col casco? Direi una buona media, qualche... Beh, in realtà armi da fuoco o meno, qualche arma bianca, sì. Capisco, ho visto che comunque per le armi da fuoco ci vuole il porto d'armi. Assolutamente sì. Per qualsiasi tipo di arma da fuoco, che poi sia un porto d'armi dedicato alla caccia, o un porto d'armi completo, lavorativo, poi con ognuno di questi molto porti meglio d'armi accedi a E in caso comunque di acquisto dell'arma viene comunque segnalato, viene registrato l'acquirente? C'è un codice seriale in realtà, cioè ogni arma ha un codice e viene associato il codice all'acquirente, quindi sappiamo chi ha l'arma, chi è e chi ha quell'arma lì. Capisco. Infine facciamo anche una cappatina a poligono di tiro per completare il discorso delle armi e per messa al nesso. Ovviamente ci vuole un porto d'armi per usarlo. Assolutamente sì, ma lo utilizziamo anche noi per le prove balistiche, per il rilascio stesso dei porti d'armi. Che dire, questo viaggio a Ner City è stato molto interessante. Come detto in precedenza, tutti i suoi cittadini si conoscono e si reputano come una grande famiglia, con le sue sfaccettature strane o vanitose, ma con una cordialità e gentilezza che non so se mai rivedrò in un'altra città. Concludo dicendo che questa piccola contea è il luogo adatto per chi vuole cambiare aria, lasciar perdere la criminalità e iniziare qualcosa di nuovo. Quelle attività sono tante e non mancano i modi per guadagnare il pane. Se si è in cerca di un angolo di tranquillità, Ner City è il posto che fa per voi. Bene, direi che la mia recensione di Ner City è finita. Ringrazio tutti voi che siete rimasti fino alla fine del video. Un ulteriore ringraziamento agli amministratori di Ner City che mi hanno accompagnato e permesso di poter realizzare questo video. Io vi saluto e ci rivedremo al prossimo viaggio. Bye bye!